Buonasera o buongiorno a chi rivedrà questa videocassetta. Io sono il Gorini, mi conoscete, Gorini qui di Perugia, no? In via dell'Oro. E cos'è che ti sto combinando? Ho il dovere, sacrosantamente, di far sapere le cosettine, quelle buone, perché quelle triste ormai le man parate tutti, no? Nonostante che, insomma, i titoli di scuola non ce n'ho tanti. C'ho soltanto 6 anni di scuola, 3 anni la prima e 3 anni la seconda elementare. Genialoide non scombussola mai, anzi, è sempre nella scuola, sarebbe opportuno averlo. La scuola deve motivare, cercare di far crescere gli studenti in un contesto molto più ampio. La lezione frontale, dove tutti devono stare zitti, ascoltare, sì, si fa perché ci sono dei momenti in cui occorre questo tipo di strategia, ma occorre anche che il ragazzo sia protagonista del proprio essere, quindi occorrono anche momenti di questo fatti così. Mancano le chiavi? No, qui gira, vedete. Tieni fermo tutto. Lenta questo. Lenta, tira su questo. Tirata? Vai. Bene. Un po' abito. Bisogna assolutamente fare questo progetto, esserci, perché i ragazzi devono essere consapevoli che l'innovazione deve essere una cosa geniale pure. E quindi ho detto che aderivamo a questo progetto. Genialoide, come lo era lui. Questo di stasera, infatti, sono molte righe, sono venute tutte a memoria, che è una bellezza, mi sono meravigliato anch'io. Proprio non c'era una parola sbagliata. Questi messaggi in genere io, più che mai, molte volte, non dico tutti, ma la maggior parte, ogni messaggio andavo su con un giocattolo al centro, molti mi conoscono, o con quello, con quell'altro, con quest'altro, e portavo con un cartellone su un bastone, come quelli che fanno adesso, che fanno le rivolte, le proposte, gli scioperi, uguali, ma io lo sciopero lo faccio a modo mio, non faccio bordello. Insegnava qualche cosa. 95esimo messaggio che mi è nato, mi rammento tutto rifilato, e questa bella poi anche un po' a rima, dice così: l'uomo così affine e intelligente ne fa della propria vita da non valerne niente. Fra missili e armatura rende la vita più dura. Ma eccovi che vi giunge la macchina del 2000, che tutto è men che a scopo della lira. Si dice che l'uomo non ha un tetto, ma almeno un letto. Siamo sul laboratorio di macchine elettriche dell'ITIS Alessandro Volta. Io sono il professor Malarco Antonio, docente di elettrotecnica di questa classe, che è la quinta B. La quinta B del corso di elettrotecnica, si sono già presentati tutti quanti, che sono i ragazzi insieme al tecnico di laboratorio Pino Scali, che diciamo che è un po' l'artefice di tutta la parte meccanica, l'ideatore di tutta la parte meccanica. E abbiamo coordinato questo progetto, abbiamo un po' abbracciato le proposte di Angelo, che ci ha un po' introdotto e ci ha parlato di Gorini, e l'abbiamo fatto nostro, insomma. Quindi abbiamo un po' ideato e realizzato questi cosiddetti cicloalternatori, ecco, per restare un po' sulla filosofia del libero pensatore di Gorini. Abbiamo un po' con la collaborazione un po' di tutto, ognuno ha fatto la propria parte, i ragazzi hanno un po' studiato qual era il problema, hanno visto le problematiche, poi l'abbiamo messo sul tavolo e Pino li ha risolti, a uno li ha risolti tutti. Allora, praticamente questa è una classica cyclette, che però in questo caso svolge la funzione di alimentatore per dei LED luminosi, insomma, che producono luminosità. Il principio di funzionamento è molto, diciamo, semplice, banale, nel senso che questa cicletta è collegata all'alternatore. Alternatore che cos'è? È un componente che praticamente trasforma una grandezza fisica in una grandezza elettrica, no?
E in questo caso la grandezza fisica è chiaramente l'energia meccanica che si produce con lo spostamento dei pedali, no? Io lì per lì manco sapevo che si chiamavano messaggi o massime. Comunque io li chiamavo motti, insomma, no, i botti, i botti delle qual è, i botti delle banche. Invece ci sono anche le botte in altro modo. Adesso ci sono i botti e anche le botte, che fanno casino in tutto il mondo. Ma eccovi che vi giunge la macchina del 2000, che tutto è men che a scopo della lira. E segue così. Si dice che l'uomo non ha un tetto, ma almeno un letto. Ecco perché andavo col letto. Se noi altri non mettiamo giudizio, questo era da poter capire. Andava a finire non solo che non avremo una casa, perché ce le scarico tutte se viene una guerra e ci ammazziamo. Anche senza guerra tanto viviamo uguale, male uguale, perché chi ce n'ha 10 e chi non c'ha niente, e chi ruba di qua, e chi si ammazza di là, e chi si scordica di su. Questo è il contenuto del messaggio. Allora volevo dire, con letto e con lo scritto, che se noi altri non avremo giudizio, non solo rischiamo di non avere un tetto, perché c'è una guerra per sto tetto, i sfratti, le povere famiglie mandate nell'astrico, e chi sgozzo via in 7-8 case, e chi c'ha due ville, e chi c'ha quello, e chi c'ha quell'altro. Praticamente questo alternatore però produce un'energia alternata, una corrente alternata, che non va bene per l'alimentazione dei LED che funzionano in corrente continua. E quindi c'è un diodo raddrizzatore che serve proprio per, diciamo, trasformare l'energia alternata in energia in continuo, in corrente continua. E praticamente grazie al diodo poi si vedrà nella prova che i LED si accendono, insomma. È difficile spostare i pedali perché viene creata una reazione di indotto all'interno dell'alimentatore, e appunto per diminuire questo sforzo che verrebbe a crearsi viene inserita questa striscia di LED, appunto per permettere a colui che pedala produrre una luce all'interno del faretto collegato alla cyclette minore, e quindi è possibile rendere il pedalare più semplice, diciamo. E certo che è curioso, uno che adesso in questo minuto volesse vedere che cosa sta combinando sto Gorini. Sto incidendo le cassette a beneficio di chi ha gli orecchi sturati, perché io le ho imparati quasi tutti questi messaggi, conosco molto bene il bene e il male, e purtroppo conosco bene il male e il bene, sì, perché ne ho combinate tante, le bene e le male, e adesso non sarò professore, ma non so manco più apprendista, comincio a essere un pochino di più, no? Ho il dovere, ripeto, di farlo sapere agli altri. Questo è il contenuto. Quando andavo in centro con le mie amiche, spesso incontravo questo elemento così genialoide con tutte le sue invenzioni. Era abbastanza curioso anche vedere come risolveva alcune questioni. No, deve essere qualcosa sicuramente di diverso, non può essere una cosa standard, perché altrimenti usciremo dal percorso di questa figura particolare. Cesarini, pedala. Allora, Cesarini, quando te lo dico io, pedala, prima piano piano. Vai. Aspetta, Vai. Vai, Cesarini. Ecco, adesso accelera il più possibile. Attenda ai fili. Ok, più di 14,70 non va. Apposta, vai, va, rallenta. Vai, Cesarini. Cesarini. La reazione di indotto praticamente è quella forza che è necessaria diciamo ad equilibrare la forza prodotta dalla magnetizzazione che avviene fra statore e rotore all'interno dell'alimentatore. Vai.
l'ingegno del mio amico. Lui saprebbe cosa fare. Lui saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano, fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no. E potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Sì, viaggiare. Rendere conto che non è necessario essere ricchi per diciamo raggiungere la propria felicità, ma è possibile anche tramite i piccoli gesti quotidiani e con le cose magari raccattate da qualche parte realizzare dei piccoli progetti che sembrano e sono simpatici non solo per colui che li ha realizzati ma anche per la collettività, insomma. Filippo, Andrea, Alan, Riccardo, Matteo, Matteo, Filippo, Antonio, Mattia, Mauro, Matteo, Antonello, Omar, Angelo. Meglio certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro soffiandoci un po'. Scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no. E potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Sì, viaggiare. Sì, che uno si può essere anche birichino, si può essere anche lazzarone su sto mondo, ma non bisogna mai essere prepotenti, non bisogna mai essere assassini. Ma si vuole rubare, vacce, te insegno anch'io, poi se te scoprono ben galera, ma non menata nessuno, ma non ammazzata nessuno, te dirò che all'ultimo per rubare all'inferno non ci si andrà. Mi sa che ci dice anche.